Allora, siamo tornati in diretta, andiamo con questo segmento. Dicevo ieri che Caltagirone, la città di Caltagirone, con l'attività politica amministrativa, passiamo così, diciamo, questa, diventa il centro dell'attenzione in questo momento, anche alla luce di quanto è stato recapitato al comune di Caltagirone lo scorso 4 febbraio dalla prefettura di Catania, che appunto dove comunicavano la trasmissione del decreto ministeriale di mancata approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa agli anni 2012, 2013, 2014. E quindi è chiaro che sono giornate, tempo dal 4 febbraio, 45 giorni di tempo perché venga predisposto un piano riequilibrato, ma capite bene che stiamo parlando di un triennio già passato, siamo già nel 2015, siamo nel quarto anno, diciamo, quindi a meno che non si fanno carte false o si possono sovvertire i numeri, non mi pare che si possano cambiare le situazioni che sono. Ecco, ieri sera ne abbiamo parlato abbondantemente con l'avvocato Giacomo Pulvirenti. Stasera cominciamo invece a capirci, l'abbiamo già fatto prima anche per altre voci, ma adesso cerchiamo di capire dai consiglieri comunali, dai gruppi consiglieri comunali che sono ai loro protagonisti e quasi vittime sacrificali inconsapevoli di questa cosa, perché se così non dovesse essere, come è probabile, certissimo che non può essere diversamente, sacrificato sull'altare di questo disastro che è stato perpetrato nella città di Caltagirone negli ultimi 3 anni, ecco, pagheranno il conto i consiglieri comunali, il quale saranno costretti ad andare a casa e lasciare il posto a un commissario che gestirà il tutto in loro rovescio. Benvenuto all'avvocato Alfredo Scozzarella. Buonasera. Capogruppo dell'associazione del gruppo Avvenire Caltagirone. Vabbè, gruppo consigliare Avvenire Caltagirone. Gruppo consigliare Avvenire Caltagirone, Caltagirone, assieme ad Andrea Lirrosi e Andrea Bizzini. Prego. Sì, buonasera. Sì, come la vede sta cosa, Alfredo? Ma non è che la veda molto felicemente, anche perché ormai i termini, diciamo, sei incappucciato che sei, molto bene, no, per chiarire, perché qua c'è un caldo enorme. Io non soffro il freddo, tuttavia stasera ritengo necessario mantenerlo perché sono sotto effetto di tachipirina. Giustificato. Perdonatevi, giustificato. Per questa volta bene così. Va bene. Niente, Pino, tu sostanzialmente hai già anticipato quella che era l'epilogo finale, quello che sarà l'epilogo finale di questa vicenda, e che sostanzialmente si verrà rappresentata da una serie di atti che l'amministrazione avrà l'obbligo, l'onere di redigere nel termine di 45 giorni, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale. Io ritengo che, a prescindere dalla impostazione normativa, secondo me molto discutibile e opinabile, perché non può un consiglio comunale subire, ma questa è la legge, e d'altro canto deve essere rispettata. Guai se così non fosse. Però sai, se questo potesse valere per far rappresentare la città da un'amministrazione competente, allora noi diremmo giusto che sia, andiamo a casa, nei limiti in cui tuttavia l'amministrazione ha tentato di fare l'impossibile nel rispetto della regolarità amministrativa, della contabile, finanziaria, eccetera, eccetera, della legalità direttamente. Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali direttamente sancisce che a far data dal 4 febbraio con protocollo 4436 dall'invio della PEC, diciamo, supereremo le IDI di marzo. Il 21 marzo 2015 scadrà il termine entro cui il Consiglio primavera, dovrà... Il giorno di primavera. Non è primavera. Ma questo marzo, voglio dire, diciamo, non ricorre secondo me così in vano, perché ricordiamoci che fu il periodo in cui noi tentammo di sfiduciare, di censurare l'operato del sindaco Bonanno, allora quando non passò per... La mozione, ma quello era il 30 giugno. Ah, il 30 giugno, però mi ricordo già all'epoca... Io su queste date... Perfettissimo, però ricordo già che da marzo già c'era una sorta ne parlavamo. Fibrillazione, di eccetera. A marzo mi pare che era l'11 marzo 2013 quando dichiarò il dissesto. Il nefasto provvedimento, sì, direttamente. Sì, sì. La cosa paradossale che oggi io pongo all'attenzione dei nostri concittadini è semplicemente una produzione documentale, perché mi piace parlare documentando i fatti consiliari.
Infatti i consiglieri che da questo gruppo, da quello che oggi il gruppo avviene Caltagirone, sono sempre stati resi noti, quindi al Consiglio, allorquando persino il primo cittadino ebbe a disconoscere determinati documenti che oggi qui alla mano, dicendo che non appartengono al loro operato. Fino allora, oggi la nota del Ministero degli Interni direttamente statuisce, diciamo, una gravissima situazione finanziaria che, a mio modesto avviso, seppur non tecnicamente competente del settore finanziario eccetera eccetera, risulta essere, secondo me, poco sormontabile, anzi insormontabile. Se si fosse trattato di altra tipologia, io avrei potuto benissimo dire: beh, il comune, l'amministrazione potrebbe essere nelle condizioni di affrontare la questione, ma sulle righe di queste dichiarazioni credo che non ci sia più speranza. Ma perché l'anno 2014 è passato. Il nostro ragioniere generale continua quindi ad affermare che siamo sempre in una situazione di ipotesi, di previsionale, ma non possiamo considerare un'ipotesi previsionale ogni qualvolta l'anno che volge al consuntivo inizia col nuovo anno finendo con un consuntivo che di fatto non viene mai fatto, sostanzialmente perché non sono stati mai in grado e anche perché non hanno niente di numeri quindi per poterlo fare. Ritorniamo quindi a quello di cui parlavo poc'anzi. Allora, io qui pongo all'attenzione uno specchietto che non è altro che il prodotto, il risultato delle vicissitudini amministrative che il Consiglio quindi ha disquisito. In data 23/12/2013, delibera consiliare numero 41, proposta numero 93 del 5/12/2013, risultato di amministrazione meno 6 milioni e rotti di euro. Dico questo. Proposta numero 22, quindi un 28 aprile del 2014, qui siamo nell'ambito del deliposo del 2012, il Consiglio non approva. Allora nel 2013 l'amministrazione dichiara meno 6 milioni e 48 mila rotti. Sulla stessa riga, sulla stessa, diciamo, enucleazione, diciamo, dei dati, nel aprile del 2014, 28 aprile 2014, l'amministrazione dichiara non più 6 milioni e 48, bensì meno 5 milioni e 421. Ma via di più, il 20 giugno del 2014 la proposta numero 22 non approvata dal Consiglio Comunale avrà come risultato di amministrazione non più 6 milioni e 48 mila, nemmeno 5 milioni e 421, ma 6 milioni e 36 mila. Poi abbiamo che tra l'altro in quella stessa data, cioè tra il 20 giugno 2014 ed verso il 5 settembre 2014, lo stesso collegio dei revisori dei conti dichiarerà che i dati sono decisamente inattendibili. E qui voglio sostanzialmente riportare quindi alla memoria di tutti della vecchia documentazione dalla quale praticamente il vecchio collegio parla della inattendibilità dei dati contabili che, seppur riferiti, Pino, ai fatti di gestione ormai consolidati, quindi non più di previsione, mutano in continuazione. Cioè, questo cosa significa in parole povere, sostanzialmente? Che il disavanzo di amministrazione, cioè le entrate, voglio dire, dal capitolo titolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rispetto alle spese del titolo 1, 2, 3, 4 risultano avere un risultato di amministrazione pari, di cui al modello F, di cui tanto si è parlato nella nota ministeriale, di 6 milioni e 36 mila euro, che rispetto alle risultanze praticamente dell'ipotesi 2012 non conciliano, anzi collimano con quelli che sono i dati dall'amministrazione. Allora, questo cosa voglio dire? Allora, che tecnicamente, perché ci possa essere un equilibrio, la legge dice all'articolo 162, praticamente si parla dell'equilibrio corrente, e io cito testé quindi la norma, che dice sostanzialmente quindi al comma sesto: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Quindi cosa significa questo? Che non possono essere utilizzate sostanzialmente risorse straordinarie per l'equilibrio corrente. Ecco quello che è accaduto nel nostro comune direttamente. Cioè, così come anche si è verificata la questione di cui alla nota ministeriale, che faceva riferimento quindi alle insinuazioni al passivo della tesoreria. Allora, noi sappiamo che l'anticipazione di cassa viene ritirata a fine anno e restituita dalla banca l'anno successivo, l'inizio dell'anno. Beh, è un fattore fisiologico contabile, giusto questo? Allora,
Se prima del dissesto il Comune di Caltagirone avesse maturato nel recupero dei residui passivi tot migliaia di euro, ammettiamo 500, rispetto quindi alla dichiarazione del dissesto avesse maturato più 100, il Comune poteva insinuarsi nella differenza di 400, è matematica, giusto? Invece cosa accade? Che poiché servono X somme, X corrispettivi, il Comune pensa di potersi insinuare nella sua massa passiva per l'importo corrispondente alla necessità dell'insinuazione. Il paradosso. Il paradosso. Così andiamo al 2013, ce ne abbiamo una... I famosi 7 milioni e 600. Bravissimo, esattamente. Noi abbiamo così nel 2013 una sperequazione che va dal 2013, 2014, eccetera, eccetera, fino all'inizio del 2014, proprio non lineare, non continua. Però l'amministrazione ritiene che i conti siano in regola. E allora, tra l'altro... Diversamente da quello che dicono i revisori dei conti. Assolutamente. Sia il primo gruppo che il secondo. Assolutamente, Pina. Tra l'altro, addirittura mi piace ricordare che il nuovo collegio dice, ribadisce che l'organo di revisione, nel confermare il parere non favorevole espresso dal precedente organo di revisione in ordine alla proposta consiliare del 5/12/2013, esprime altresì parere sfavorevole, parere quindi non favorevole all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Quindi, tra l'altro, la cosa, diciamo, che desta anche perplessità è che all'atto della delibera consiliare, io ricordo a me stesso che il collegio, l'attuale collegio dei revisori, non poté essere messo nelle condizioni di esprimere il proprio parere, perché gli atti furono consegnati la stessa mattina, così come qualche ora prima furono consegnati al Consiglio Comunale. Vorrei ricordare ai telespettatori che sono attenti quindi alla disciplina amministrativo-fiscale che nel 2015 si sta molto discutendo e parlando del riordino della disciplina degli enti locali, soprattutto nell'ambito dei residui attivi e passivi. Se non ci sarà Pino nel 2015 un equilibrio tra i residui attivi e passivi, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale, a prescindere da questa patologia in cui noi stiamo oggi vivendo. Abbiamo due spade di Damocle. Noi siamo proprio tra l'incudine e il martello direttamente, in modo assolutamente proprio da stare. Facciamo perdere questo, politicamente, tutti questi dati, io credo che tu ti sei confrontato con i tuoi colleghi consiglieri comunali, non solo quelli del gruppo Avvenire Caltagirone. Ecco, come state operando alla luce di questo? Perché non c'è molto tempo da perdere, dico. Pino, allora, io penso una cosa, che orgoglio personale, etico, politico, oltre che da cittadino, imporrebbe che domani mattina tutti indistintamente si impegnassero a presentare una mozione di sfiducia che mandasse a casa questa amministrazione. Ma non perché il Consiglio Comunale rischi di essere mandato a casa e quindi di depauperare quelle che sono proprio le rappresentanze democratiche che partono dal sociale, dalla gente che ci ha votato sostanzialmente, ma per evitare che costori in modo indisturbato possano protrarre quindi un'azione, una condotta lesiva, quindi cagionevole, ancora peggiore di quella che hanno fatto fino ad oggi. Politicamente essi sono il risultato di questa attività amministrativa, di questi risultati. Oggi leggendo la nota del Ministero non mi sono stupito perché non ho fatto altro che rispolverare quando tutta l'opposizione in modo assolutamente coeso e compatto ha dichiarato in tutto questo periodo. Politicamente sappiate, telespettatori, amiche ed amici di Caltagirone, che l'unico responsabile di questa assoluta di questa conseguenza sarà certamente l'amministrazione Bonanno. E non voglio ricordare quindi nelle varie fattispecie, nelle varie condotte, ciò che di peggio è stato fatto, se non ultima quella durante la quale, con l'incontro, all'incontro, diciamo, delle famiglie con i plessi scolastici, si è assolutamente preso in giro tanta gente che sperava in quelle sere di poter avere un dialogo costruttivo con l'amministrazione, quando la stessa mattina, cioè il 2 febbraio, già era stato espresso un parere di delibera di giunta che ovviamente all'insaputa delle persone con cui il sindaco e del consiglio, se mi consente, e del consiglio, però noi diciamo l'abbiamo saputo sostanzialmente poi durante il consiglio, tant'è vero che io chiesi in consiglio comunale che il sindaco portasse immediatamente quella delibera in consiglio comunale perché fosse il consiglio ad esprimere un parere. Lui, scuotendo la testa, ha detto non se ne parla nemmeno, un dato storico.
è un dato storico questo. Quindi non voglio aggiungere altro. Io sono d'accordo che l'amministrazione possa adottare dei provvedimenti che mal si conciliano con le aspettative o con le domande delle persone, ma la politica è una cosa nobile, perché rende nobile l'uomo che ha un'idea nobile. Non quando si parla di fronte con un sorrisino, quindi alla gente, auspicando che l'amministrazione stia facendo, stia lavorando, quando invece alla fine, come il risultato finale e conseguenziale, c'è anche la presa in giro. Io credo che la questione sotto il profilo politico già è chiara. Io l'auspicio che ritengo di fare anche ai colleghi di maggioranza. I consiglieri sono pronti a questa cosa? Io credo una cosa, l'opposizione, nessuno escluso, perlomeno mi auguro che ad oggi non nessuno possa essere. Ma quali possono essere le motivazioni del cosiddetto gruppo di consiglieri comunali, 10, 11, 12 che sostengono ancora il sindaco? Ma le perplessità, quali sono le titolazioni? Pino, allora la questione sarà questa semplicemente. A parte i tre che sono assessori. A parte i tre assessori. Ma gli altri praticamente. Allora, che cosa... forse i colleghi della pseudo maggioranza non hanno ben compreso una sola cosa, che quando il consiglio andrà a casa, anche costoro andranno a casa. Mm. Lasceranno la strada, lasceranno lo scettro del governo praticamente nel modo più silenzioso possibile a tanti diversi da loro che dal palazzo dell'Aquila guarderanno sotto la piazza e diranno: io sono qua sopra, voi sarete qua sotto. E io sono convinto di un'altra cosa, che motivazioni attendibili, plausibili e certe da parte della maggioranza non esistono. Loro ne hanno fatto una sorta di posizione soltanto di appartenenza politica, non sapendo invece che quando alla fine si volgeremo verso il 21 marzo, allora quando dovrà deliberare il Consiglio Comunale, dopo che è stato visionato dai revisori dei conti, forse. previo parere dei revisori, dovranno anche se loro esprimere il parere. Quindi cosa accadrà praticamente? Che lì inizieranno le richieste. Vuoi che ti te lo voti? Perfetto. Incominciamo a barattare, così come hanno fatto e sempre è stato fatto praticamente, i bilanci. Noi nel modo più assolutamente pacifico e più coerente delle nostre idee, fermi nell'opposizione, fermi nelle nostre idee, voteremo sulla scorta di quello che abbiamo sempre votato. Io non mi spavento a rivotare sfavorevolmente questo, perché forte della documentazione, forte dei riscontri, forte dei pareri contabili negativi, tanto del vecchio ordine, del vecchio organo, quanto del nuovo, se le cose rimarranno così come ritengo rimarranno, io voterò in modo sfavorevole rispetto alla delibera che nel Consiglio porterà, e mi auguro che l'amministrazione abbia la sensibilità di portare i documenti non uno o due giorni prima, nemmeno quattro ore prima, bensì almeno 10 giorni prima della scadenza, quantomeno 10 giorni prima della scadenza. Durante queste riunioni praticamente che abbiamo avuto, cosa hai fatto? Veglioni? Eh? Veglioni? No, queste riunioni che abbiamo avuto, no, queste riunioni. No, queste riunioni che abbiamo avuto, nelle ultime ore, anche perché sia per quanto riguarda le commissioni, sia per quanto riguarda la questione, che a noi attiene molto la questione che riguarda la scuola direttamente, abbiamo espresso diverse considerazioni. E allora, sentendo anche il vice sindaco ed altri dell'amministrazione, stiamo pensando di risolvere la questione. Loro quindi affermano, rimettendo mano eventualmente a quelli che sono i residui attivi o passivi. Allora, ma cosa c'entrano i residui attivi e passivi nell'ambito di una strutturalità del bilancio? Non c'entrano niente, completamente nulla. Cioè, ancora ad oggi, questo, nonostante il Ministero abbia cristallizzato quelle che sono ormai le direttive impositive attraverso le quali si deve raggiungere un obiettivo, o il bilancio verrà equilibrato, cosa io non credo, altrimenti si fa caso, questi pensano sostanzialmente che la cosa possa, il nodo cruciale rimane nell'ambito dei residui attivi o passivi. Cioè, ci stiamo rendendo conto. Io chiedo che la cittadinanza costituisca un comitato, scenda in piazza e chieda solennemente, con qualsivoglia forma di atto, di comportamento, di condotta, le dimissioni dell'intera amministrazione Bonanno fallimentare. Questa è una politica che Caltagirone non può meritare, perché se costoro rimangono, considerando altresì anche un altro dato, Pino, che negli anni e mezzo di sindacatura Bonanno, questa amministrazione ha maturato quindi una
cospicua somma di debiti. Credo che siano intorno al 10 milioni, se non voglio sbagliare. O forse con anche i mutui sono. È giusto. Quindi, ecco, mutui a parte. Quindi. Quindi, se poi li rapportiamo al passato, siamo con un secondo dissesto. Ci accorgeremo che qualcosa non sta andando avanti. Perché così è accaduto dalla dichiarazione della delibera di dissesto. Le spese non sono state controllate. Non è stato fatto, diciamo, una riorganizzazione praticamente degli assetti amministrativi delle aree dirigenziali. Io stesso proposi, non appena il sindaco ebbe, diciamo, a rifiutare la proposta che dall'opposizione partì sull'aumento delle aliquote, perché in quel caso sarebbe servito praticamente esponenzialmente portare aliquote per poter comunque tentare di non andare all'istesso sostanzialmente, ma il sindaco prima disse di sì, poi ritirò praticamente la delibera in consiglio, ricorderei, dopodiché dichiarò l'istesso comunale, praticamente non ha controllato la spesa. Le 5 aree dirigenziali, su mia richiesta in cui chiedevo l'accorpamento, non sono state accorpate. Ho chiesto, tra l'altro, reiterato nelle ultime sedute consigliari, che venisse portata in consiglio quindi la documentazione afferente agli obiettivi che i dirigenti dovrebbero aver raggiunto e che si pensa che si siano precostituiti per gli anni futuri. Nulla di tutto questo. Quindi sostanzialmente, allora, diciamo, la situazione rispetto al dissesto non è mutata, anzi è sempre più peggiorata. Quindi non credo che, diciamo, spazi di manovra ve ne siano, anzi, diciamo, ormai la questione, la fattispecie è circoscritta a se stessa, tant'è vero ne abbiamo che il consulente privato del sindaco che ebbe a suffragare l'ipotesi di mandare il comune in dissesto, oggi ovviamente coadiuva con la commissione di liquidazione, perché così tenuto. Pare che il sindaco debba avvalersi di altre consulenze, mi pare di aver capito, per tentare di avere una mano in più, quindi un altro aggravio di spese, eccetera eccetera. Però poi alla fine ciò che, diciamo, a conclusione di questo discorso, dove si va ad arrivare? Si pare sostanzialmente dove? Dipendenti comunali. Si sta parlando di togliere il buono passo ai dipendenti comunali, si sta parlando di sostanzialmente imporre quindi soprattutto a quelli che sono gli amici dipendenti dell'ufficio di presidenza, quindi a fare orari notturni per il Consiglio Comunale, che, lungi dall'essere contaminato nella sua prerogativa istituzionale di autonomia, ci mancherebbe, ma ha anche espresso la necessità che vengano pagati gli straordinari a costoro, compresi ai vigili urbani che la sera stanno fino alle 10, alle 11 di sera, senza che abbiano maturato la possibilità di un solo centesimo. Credo che loro abbiano raggiunto l'importo di oltre 10.000 euro di straordinari. Quindi, allora, a questo punto io dissi, dato che la situazione evolge verso l'oblio direttamente, riduciamo gli emolumenti all'amministrazione, persino al Consiglio Comunale, persino quindi alla dirigenza, ma paghiamo con un atto di onestà e di dignità, ma mantenendo la presenza. Tra l'altro dirò di più, Pino, far sì che queste spese possano essere, diciamo, alienate a favore, diciamo, dei dipendenti, a favore praticamente dell'amministrazione, noi stessi abbiamo proposto come gruppo a Vini Caltagirone una elencazione, che io tempo fa, negli ultimi due consigli comunali, ho letto in consiglio, con delle spese che noi riteniamo assolutamente inutili e spese che nell'ambito di un sistema in dissesto non possono trovare collocazione. Tuttavia l'amministrazione ha ritenuto di doverle elencare, però richiede di ridurre il buono pasto da 2 a 1 alle dipendenti, non paga gli straordinari, che tra l'altro non potrebbe essere ovviamente fatti, noi sappiamo che siamo palliativi questi, sì, giusto? Ma figura, arriverà, ma figura, il commissario, sì. Invece tu leverà queste cose. Ma la cosa peggiore e è questa, non ci sarà né concertazione sindacale, certo, né niente, certo. Ma la cosa peggiore, Pino, sai cos'è? Tra l'altro, che se il comune andasse in dissesto, se l'amministrazione venisse sfiduciata, censurata dall'intero consiglio comunale o quantomeno dalla sua maggioranza qualificata, quindi di oltre di 20 persone, io mi auguro che sì, di essere più di 20 persone, è giusto? Il commissario ad acta che verrà nominato dal Ministero dovrà semplicemente avere la funzione di portare Caltagirone alle elezioni. Cosa ben maggio diversa, prossimo. Bravissimo, cosa ben diversa quello sto cercando di dire tutto, dal fatto che se il commissario si insinuerà in luogo del Consiglio Comunale, egli espleterà
il suo mandato sostituendosi integralmente al Consiglio Comunale per il resto della legislatura. Esattamente, e il commissario sappiamo non essere espressione democratica di rappresentanza di Caltagirone, per cui il danno potrebbe essere assolutamente inqualificabile, nel senso politico, sociale, economico, e chi più ne ha più ne mette, però lasciando indisturbata e libera l'amministrazione di continuare, questa volta senza nessun tipo di controllo, assolutamente libera di fare ciò che ha continuato a fare, direi di peggio, certo. Di peggio. Per cui io auspico, e questo è il mio, la mia richiesta che faccio, non soltanto quindi rimarcando la posizione dell'intera opposizione, ma ai colleghi di maggioranza. Qui voglio sottolineare, nessuno teme di andare a casa, perché ribadisco, se andare a casa potesse servire di mandare anche l'amministrazione, noi domani mattina rassegneremo interamente le dimissioni. Però vorrei che i colleghi della presidente amministrazione, della maggioranza che sorreggono l'amministrazione, capiscono che, voglio dire, non c'è più nulla. Oltre il delirio c'è il nulla, il niente. Siamo arrivati al punto di dover essere sostanzialmente spettatori passivi di una amministrazione nefasta, E fidarsi delle parole rassicuranti di questa amministrazione? Assolutamente no. Qualcuno ancora ci crede? Ma io mi auguro che questa persona costoro si rinsaviscono quanto prima e capiscono che... Cioè, ma l'ultimo esempio è la pigliata per i fondelli dei genitori delle scuole. È uno che ha la capacità, e parlo del sindaco, frega poco dei componenti della giunta, uno che ha la capacità di pigliare in giro dei genitori accompagnati dai ragazzi, carpendone la buona fede. Ecco, se è capace di fare una cosa del genere, immaginarsi che altre nefantezze, senza parole, dal senza punto parole. Di vista politico e amministrativo, quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti. Credimi, Pino, io ho incontrato e incontrerò tantissimi genitori, presidi, rettori, reggenti. Una chiosa, sì. So che tra l'altro ci sono tante le scuole di Via Gela, dell'Acqua Nuova, stanno facendo pure raccolta di firme. Ecco, teneteci informati. Lunedì potremmo ritornare su questo argomento e vedere un po' che cosa succede, anche perché il 15 certo. Febbraio si chiudono le iscrizioni, sarebbe interessante capire come l'andazzo delle iscrizioni nei vari paesi, certo. Ma questo lo vedremo un po'. Ma io, Pino, io vorrei che oltre alla raccolta firme, sì, come quando furono fatte le raccolte delle firme per la mozione, però ti ricordi? Voglio dire, qualcuno, il sindaco e l'amministratore di stazione, ma rappresentano una piccola fetta, una piccola parte di quella Caltagirone che appartiene all'opposizione, a coloro che vengono rappresentati. Io dico una cosa, scendiamo fortemente tutti in piazza, costituiamo dei comitati, gridiamo allo scandalo, gridiamo alla vendetta politica, ma spodestiamo e liberiamo il nostro palazzo. Alfredo, non abbiamo bisogno di comitati cittadini per questa cosa, c'è una responsabilità ormai che è solo esclusivamente nelle mani del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha la possibilità per conto della città, perché sono rappresentanti eletti dai cittadini, a operare per mettere un punto a tutta questa situazione. Se poi ci sono le condizioni, ecco, con nuove elezioni, ognuno si rigioca le proprie carte. Però oggi il Consiglio Comunale, così come è rappresentato, ha la responsabilità di aver consentito, lasciami dire, perché qui c'è stata anche una negligenza, un Consiglio Comunale che non è stato autorevole neanche quello. Perché se ci fosse stato un Consiglio Comunale autorevole e nel pieno delle proprie funzioni, non avrebbe mai consentito al sindaco Bonanno di portare la città a questo essere. Condividi con me. Pino, io condivido, credimi. E l'epilogo, ripeto, scusami se ti interrompo su questo, l'epilogo è stato giorno 2, febbraio, lunedì 2 febbraio. Quando il Consiglio Comunale è stato alla stessa stregua dei comuni cittadini, certamente più importanti nella loro individualità dell'istituzione,
presi per i fondelli, tutti, istituzioni e cittadini. Ma infatti non è un caso che io chiesi quella sera che quel provvedimento venisse portato in consiglio, ma questo perché io già ebbi il sospetto, e lui stesso, quando ebbe a rispondermi, non se ne parla nemmeno, lì ho avuto la prova provata che la mattina che giochi erano fatti. Erano stati fatti i giochi. Ma che giochi poi? Basta. Ma che giochi? Ma che giochi? C'è tutto un po'. Pino, ascolta, io dico una cosa, io credo che l'appello ai colleghi della maggioranza, rifletteteci, non siate troppo sereni, perché io oggi sono pronto a tornare alle elezioni, io oggi sono pronto a chiedere il voto ai cittadini, a chiederlo non solo per me ma anche per tanti si siano spesi e battuti per questa città. Io non so se i colleghi della maggioranza, andando alle elezioni, avranno la lealtà e la limpidezza del volto di presentarsi alla piazza, alla città, e dire: mi votate per quello che io ho fatto per voi. Io sfido chiunque oggi a dimettersi, domani a riproporsi per la città di Caltagirone. Allora, se uno ha coraggio e forza, coerenza, coesione, spirito di amore verso la città, che lo faccia, altrimenti taccia per sempre. Chiudiamo questo spazio, grazie all'avvocato Alfredo Scorzarella, capogruppo del gruppo consiliare a Caltagirone, Avvenire Caltagirone, che è composto da Andrea Michelangelo Rirose e da Andrea Santo Bizzini. Bene, grazie, a presto, grazie a voi, ci vediamo. Grazie. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro il buon fine settimana, ci rivediamo lunedì prossimo alle ore 21, più o meno, siamo sempre qua. Grazie, buon proseguimento e buon fine settimana.